Ciao amici di Bocconi TV, quest'oggi abbiamo con noi Giulia Negri e Daniele Belfiore e come ospite della puntata di oggi abbiamo Francesco Galati, o meglio noto anche come il signor Franz. Abbiamo deciso di chiedere al signor Franz di partecipare a questa puntata in quanto parleremo delle sue esperienze in ambito pubblicitario e anche del videomaking, ma soprattutto anche del suo lavoro come content creator all'interno delle varie piattaforme social. Il signor Franz conta 200.000 iscritti sul suo canale YouTube, quasi 100.000 followers su Instagram e dunque Francesco ti ringraziamo per la tua disponibilità e per aver deciso di partecipare a questa puntata. Grazie a voi ragazzi. Beh, Se hai qualcosa da aggiungere a questa presentazione, fai. sei stato esaustivo, esauriente, esaustivo, come si dice? Aiuto. Esaustivo. Esaustivo, basta. No, ci avevi detto anche di aggiungere mago, però non so bene come Beh, metto all'interno della no, presentazione. mi ha chiesto cosa posso aggiungere, ho detto, ma metti mago, non so, va bene qualunque Ma cosa. mago e computer. Maghetto del computer, Maghetto. come sono tutti quelli che sanno usare il computer da bambino, ma tu sei il maghetto del computer, il genietto. Ma veramente so solo aprire Paint, ma tu sei forte. Va bene, Eccoci. allora farei subito la prima domanda, Vai. la prima curiosità che mi viene in mente, ovvero che siccome il tuo lavoro è sia sui social ma anche offline, volevo sapere quale di queste due sfere è stata più propedeutica all'altra. Sto usando un parolone per dire quale. Se è stato più, diciamo, il tuo lavoro sui social a farti avere delle conoscenze e delle occasioni poi che hai sviluppato Capito offline, che dici. e è stato il contrario, quindi magari la tua esperienza come fotografo, regista, per aiutarti su YouTube e su Ok. Instagram. Allora, inizialmente io non ero legato a Instagram e ai social in generale, quindi diciamo che ho iniziato senza nulla di tutto ciò, ma semplicemente con il passaparola, facevo video musicali a gruppi musicali, quindi quello conosce l'altro, ho cominciato a crearmi la mia rete. Tanto ha fatto anche il mio percorso di studi, perché tutti quelli che poi sono usciti dal mio corso di studi hanno lavorato e lavorano tuttora in agenzie pubblicitarie e ho cominciato anche lì a farmi conoscere come produzione, quindi mi affidavano video magari interni, cose un pochino più piccoline e niente, poi da là sì, sono entrato nel mondo dei social e ho cominciato a conoscere poi gente sui social, però diciamo che la fisicità è sempre necessaria. Io mi sono appunto trasferito a Milano, io sono a Milano adesso, da Roma, proprio perché Milano è, diciamo, la città della pubblicità. Quindi ci sono un sacco di eventi, un sacco di possibilità di conoscere persone. Questo accadeva fino al 2019, insomma, poi siamo rimasti tutti a casa, però l'idea era di conoscere, di uscire, fare cose. Ma in questi anni, tra lavoro offline e poi sempre più lavoro online, c'è un'esperienza lavorativa che magari ti ha segnato più di altre? Sia in positivo, Sì, magari in negativo, vuoi negativo, cioè raccontarmi? negativo nel senso che poi le cose negative quando le ripensi sono sempre positive, nel senso che ti insegnano qualcosa. Ho lavorato nel 2012 facevo il video, cioè proprio lo schiavo quello di Boris, per la festa del PD, ma non mi ricordo come si chiamava. Insomma, io ho iniziato anche facendo il videomaker per gli eventi politici. E quindi andavo in giro alla festa del PD e facevo le riprese a Bersani e andavo in giro, insomma, a fare riprese e poi tornavo in camper. Questo succedeva a luglio 2012, senza aria condizionata al camper a Campovolo. È stato devastante. Siamo stati 20 giorni dentro un camper a montare e poi uscivamo con la camera, non la camera che c'è adesso, con la macchinetta fotografica, con la camera quella da TV, quindi roba da 15 kg sulle spalle. E quello è stato propedeutico alla mia crescita, anche perché poi non mi hanno pagato, cioè ci sono stati dei grossi problemi con i pagamenti, ancora aspetto invano ovviamente i soldi, però mi ha formato e quando mi dicono Madonna che faticoso fare questa cosa che magari per me non lo è, e dico tu non sei stato a Campovolo il 15 luglio sotto al sole nel camper, quindi diciamo che
quella è una cosa che ricordo anche volentieri, nel senso che poi alla fine mi sono divertito, perché comunque è sempre un lavoro di, diciamo, quello poco creativo, però eravamo in due, c'era un mio amico, quindi diciamo che c'era questo rapporto di un po' tipo militare divertente, chiusi dentro il camper così a sfidarci a chi montava prima Bersani con Premiere. Io invece ti seguo da un po' di anni, forse da proprio dai tuoi inizi, da quando addirittura avevi 2-3 mila iscritti. Ok, figo, YouTube, figo. E mi ricordo che c'era stato il tour di Kotr, mi pare si chiamasse. Sì, incredibile. Esatto, volevo chiederti, cioè, è da lì che è partita cioè ti è scattato il fatto di iniziare a fare video? Perché mi ricordo che accomparivi nei video di altri e poi hai deciso di fare il tuo canale. Allora, la cosa funziona in questo modo. Io avevo prima un altro canale, un canale dove parlavo di retro gaming, perché io sono appassionato di videogiochi, di vecchi videogiochi, e avevo questo canale e tramite quel canale conobbi una serie di persone, anche a Roma c'era un giro di conoscenze appunto reali, come dicevamo prima, non social, quindi conoscevo fisicamente le persone, che avevano un'agenzia qui a Milano. Allora, insomma, quella fu l'agenzia che organizzò questo Kotr, che era Creators on the Road, che era un tour itinerante per l'Italia con tutti gli youtuber molto grossi, con un pubblico molto piccolo in realtà, e io scrissi questo spettacolo teatrale che in realtà era una specie di cosa di villaggio vacanze fondamentalmente. E quindi io ero in questo gruppo, ci siamo divertiti tantissimo, perché nel primo tour, ne abbiamo fatti due, il primo tour era sponsorizzato da Gibson, quindi noi avevamo il van della Gibson, quello che usano i musicisti, quelli fighi, quindi cioè, quelli, bevande, cose, una figata. Sì, esatto, quelli veri. E poi arrivavamo, diciamo, ogni tot giorni ci spostavamo, arrivavamo alla tappa e c'erano migliaia di ragazzini che urlavano e io mi trovavo fondamentalmente a disagio, perché nessuno mi conosceva, però urlavano anche a me, perché io stavo con quelli famosi, quindi oddio, tu sei famoso, cioè, raga, ma non come conoscete, ma che urlate. Però insomma mi sono ritrovato poi catapultato nel mondo degli idoli per i ragazzini, e appunto avevo già un canale YouTube che gestivo e ho detto, sai che c'è, visto che mi piace fare questa roba, mi apro un mio canale e mi dedico alle mie cose, perché voglio portare avanti le mie, insomma, voglio essere conosciuto come solista. E quindi poi ho cominciato questo mio percorso, che ha avuto tante variazioni, nel senso che io ho cominciato facendo video divertenti. Il problema è che erano dei video divertenti che però non venivano capiti, perché all'inizio il mio pubblico era quello che mi ero preso da questi tour. E quindi erano ragazzini che non capivano fondamentalmente cosa dicevo, ma ridevano di tutto, perché io ero quello simpatico, allora, ah, grande, mi fa ridere, però non capivano cosa dicevo, perché era un format molto carino, tra l'altro, erano i temi. I temi. Questa era la, i temi, esatto. Forse era una di quei ragazzini, cioè, può essere. Può essere che stai cresciuto. Perché adesso ho quasi 22 anni, quindi allora... Può essere. Però se non ti ho bloccato, vuol dire che eri una di quelli buoni. Perché li blocca, mi saluti, via, quando vieni a Catania, cioè, capito? Vabbè. Era sta roba, che continuavano a scrivere sta roba, c'era gamba, cioè, ma veramente. E vabbè. No, quindi... Io sono di Catania e non vorrei conoscere qualcuno che ti ha scritto quella cosa. Quindi insomma, diciamo che è nata così la cosa e poi si è evoluta. Ho smesso di voler far ridere perché mi dava fastidio che non capivano il mio secondo fine del far ridere. Quindi ridevano perché facevo la voce da scemo, ma non capivano qual era il livello di ironia. E poi ho cominciato ad evolvermi, a parlare di fotografia, perché comunque anche quella è stata sempre una mia passione. Io fondamentalmente sono entrato su YouTube come, ok, c'è quello che sa fare i video. Adesso diciamo che tutti mi hanno anche superato alla grande, insomma. Sono entrato come quello che sapeva fare i video, quello che sapeva parlare di fotografia, e per un po' ho parlato di fotografia, ho parlato di video, però non, a me ha sempre dato fastidio parlare di una cosa sola, cioè, nonostante poi le agenzie, le agenzie talent, ovvero cioè le agenzie che gestiscono persone come me,
youtuber ti dicono devi fare una cosa, devi fare fino a che non muori. A me non mi dava, non andava, perché vedevo quelli che facevano solo videogiochi, che facevano solo videogiochi, tutto il giorno videogiochi, e poi quando arriva un altro, quando il pubblico si stanca di te, quando arriva un altro che fa un altro tipo di videogiochi, oppure quando quel videogioco che fai non va più di moda, la gente ti dimentica. Invece ho sempre pensato, io voglio far trasparire tutto quello che sono, tutte le mie passioni, poi anche passioni che mi sono venute col tempo, cioè la passione per le macchinette telecomandate, la sto portando sul canale, e piace molto, prendo nuove fette di pubblico, perché comunque di modellismo se ne parla poco, per esempio, magari non frega niente a quelli che già sono iscritti, però tanti mi dicono, cavolo, non me ne frega niente di macchine, non me ne frega niente di modellismo, non me ne frega niente di Game Boy, però lo sai che mi fai appassionare a queste cose, mi piace guardare i video. Io, a me piace quel pubblico, cioè io voglio un pubblico aperto, non voglio un pubblico che se non vede che faccio quello da 8 anni, allora dice no, ti odio, Franz, non ti seguo più. Mi piace incuriosire le persone, questa è la mia mission. Poi diciamo che comunque non mi sembra che tu abbia abbandonato del tutto i video divertenti, perché... No, diciamo, ma li faccio, sì. Pubblicità delle posate... Sì. Ma poi c'è un altro bellissimo, il problema è che per fare quello che voglio fare servono tante persone, perché ho in mente diverse cose e da solo non ce la faccio. Il problema è che trovare una persona che ti aiuti è difficile. Quello delle posate mi hanno aiutato Yakidale e Efrem, sono stati, insomma, sono amici, cioè, mi hanno dato una mano. Per quello che ho in mente servono persone, cioè serve proprio una roba seria da girare, servono attrezzature, però lo voglio fare, perché sì, cioè io ho comunque quella parte. Che anche se faccio magari video di viaggi che hanno occupato per tanto tempo il mio canale, e spero che occuperanno altro tempo, perché comunque viaggiare è una mia passione, e raccontare poi le storie in viaggio mi piace da morire. Vorrei far evolvere anche quella roba e trasformarla non nel vlog, guardate, mangio, mi sto in giro e cammino, ma dedico un video a, non so, io sono appassionato del Giappone, e voglio dedicare un video a delle usanze giapponesi in un determinato paesino, cioè, roba un pochino più documentaristica con un taglio diverso, però ecco, anche in quella roba porto la mia ironia e le mie cagatine. Quando ad esempio i viaggi magari sono un esempio più eclatante, ma comunque quando racconti la tua vita nei video e anche nei social, magari su Instagram, come ti approcci al gestire contemporaneamente vita e lavoro, dove raccontare la tua vita spesso diventa il tuo lavoro? Diciamo che ho rallentato tanto ultimamente, nell'ultimo anno, insomma dal 2020, ho rallentato perché sono arrivato alla saturazione, nel senso che poi io all'inizio facevo, all'inizio, in realtà a metà, un paio d'anni fa, facevo 2 video a settimana, però poi mi rendevo conto che non vivevo, nel senso che qualunque cosa fai viene ripresa. Io, scusate, smanetto, c'ho in mano dei conetti, devo avere qualcosa in mano. Appunto, vivi per fare video e non voglio che la mia vita diventi finta, perché poi diciamo il problema principale è quello, che tante persone che fanno questo, magari che fanno tantissimi video, adattano la propria vita ai format che fanno, e quindi nella vita deve succedere per forza qualcosa per fare il titolo eclatante, per fare il video che viene visto, e poi cambi il tuo modo di vivere, e mi fa schifo sta roba. Cioè, io non voglio diventare lo youtuber che fa il titolone, fa 600.000 views a video, non mi interessa, anche perché duri poco, nel senso che sì, finché l'algoritmo ti dice che tu sei uno youtuber che fa fare i soldi a YouTube, stai là, e poi quando arriva un altro che fa più views di te, con un altro argomento che tira di più, tu vai via, e nel frattempo non ti sei costruito niente. Io invece voglio fare esattamente il contrario, voglio fare poche views con persone di un certo tipo, magari persone di un certo tipo che mi portano ad altro, quindi preferisco fare cose di qualità, poche e mirate, per andare insomma verso un certo target, perché se io faccio il video della macchina, non è perché voglio fare il video della macchina, sì, mi piace la macchina, però voglio fare quel determinato tipo di riprese per far vedere a chi arriva e mi dice ciao, noi vorremmo fare uno spot di macchine, io dico ok, questo è quello che so fare, ci metto dentro la battuta, ma ci metto dentro pure le riprese
di un certo tipo la macchina. Ti piace questa roba? Ah, sì, figo. È questo che voglio creare, che ho voluto sempre creare, un portfolio di tutto quello che so fare, di tutto quello che mi piace. Forse, cioè, questa è stata anche magari la difficoltà, cioè, nel senso, dovevo fare la presentazione e, come dicevo anche agli altri, cioè, io non sapevo esattamente cosa dire, perché proprio per questo motivo, nel senso, mi sembra che il tuo canale comunque sia veramente poliedrico, si può dire, cioè sì. Tratti veramente tanti contenuti, sì. E questo sì è sicuramente positivo, effettivamente. Beh, in realtà no, cioè, è positivo per me perché non, cioè, perché è un canale reale. Non è positivo per il posizionamento, perché è molto più visto un canale verticale su un argomento. Cioè, tu parli di macchine, fai solo macchine, ti seguono solo quelli che vedono macchine. Se io faccio viaggi, mi cominciano a seguire quelli dei viaggi, poi gli infilo le macchine, mi dicono: no, scusa, tu che stai a fare? Perché fai le macchine? A me non piacciono le macchine, voglio dei viaggi, allora mi iscrivo. E quindi sono anni che ballo in questa situazione. Però non lo so, vorrei fare altri canali, magari faccio un canale dove parlo solamente di tecnologia, però poi vuol dire dividere, cioè già non riesco a gestire un canale, poi farne altri vuol dire stare appresso al canale, poi il primo ti perde pubblico, e poi se non pubblichi video scende nel ranking, YouTube non te lo spinge più, già non me lo spinge più, cioè poi vorrei quanto prima abbandonare i social, nel senso che poi è questo il problema vero. Cioè, il problema è che tu devi stare appresso a tutta sta roba continuamente. Cioè, io oggi, ieri, ho finito le storie, quindi sono scadute le 24 ore, una storia sola. Ho detto, cacchio, io non ho fatto storie. E come faccio adesso? La gente non mi vede, bomba, bomba. E quindi pensa a fare la storia, capito? È tutto il giorno così, H24, quindi diventa molto, molto pesante. Questo è Instagram, questo è YouTube, questo è Facebook, ormai l'ho abbandonato. Twitter, ormai ci scrivo solamente le cose, le lamentele a caso. Però ecco, stare sui social vuol dire questo e fa proprio male. È vero, tanta gente che non regge più. Io stesso non ce la faccio, sto rallentando parecchio. Questo si collega benissimo, diciamo, sul punto su cui io volevo andare a parare, ovvero che magari non incasellarsi in una categoria specifica poteva non essere efficace, diciamo, a livello di numeri, però da quello che ho capito seguendoti, è intelligente perché quindi sei flessibile, cioè tu sei il prodotto, ti puoi adattare ai social che cambiano. E sì, infatti sì. La mia domanda principale che volevo farti era: quali sono le prospettive dei social e che cosa, insomma, tu adesso hai detto l'obiettivo è abbandonarli del tutto. Sì, nel senso cosa sta che cambiando che non va? Nello allora, non c'è mai stata una regola sui social, fondamentalmente. I social nascono per pubblicare i tuoi contenuti. YouTube è broadcast yourself. Prima una persona che si iscriveva al tuo canale vedeva i tuoi video. Adesso non vede i tuoi video perché è iscritta a 100 miliardi di canali, allora l'algoritmo deve riuscire a capire cosa piace a chi. E quindi tu spesso ti trovi a vedere, ti trovi, non so, la giornata in cui dici fammi vedere tutti i casi umani su YouTube, guardi i casi umani su YouTube e YouTube ti comincia a proporre solo casi umani, e quindi poi i contenuti fatti bene, i contenuti che magari seguivi prima, non vengono più proposti, e stare appresso a questa cosa è devastante. Ma poi soprattutto il fatto che non ci siano delle regole, cioè io lavoro per YouTube fondamentalmente, perché io creo contenuti gratuitamente per YouTube, ma non ho nessuna tutela. Cioè io non so se quel video su cui ho investito 1.000 euro per comprare della roba mi va bene o mi va male, e quindi è sempre un terno al lotto e non va bene. Non va bene poi perché non, cioè, ad esempio su Instagram sì, ci lavoro su Instagram, però pure quello è un social così, cioè le aziende ancora non hanno capito come funziona, mettono i soldi dove non lo devono mettere, mettono i soldi sugli amici loro, fanno lavorare chi gli pare, che ovunque è così. Però poi non giustifichi il prezzo dei tuoi contenuti. Cioè io ho dei prezzi che sono quelli che per me sono prezzi giusti, e mi dicono, ma guarda, c'è quello con 200.000 follower che mi fa pagare un quinto, com'è possibile? Però non gli posso dire, guarda quello se li compra, capito?
però è un mondo così, cioè, è molto finto, cioè c'è veramente la qualunque. E poi se vai a vedere chi veramente c'ha qualcosa, a parte da dire, ma chi c'ha un pubblico vero, è difficile capirlo. Ma dall'esterno come è visto il content creator sui social? Perché comunque si è un po', diciamo, emancipato questo lavoro, però comunque mi ricordo anche dei casi in cui tu facevi vedere che capitavano dei TG in cui prendevano delle tue clip, come quasi se il lavoro, il contenuto creato online fosse così, alla portata di tutti, senza quasi il rispetto della proprietà intellettuale, del creativo. Sì, pensa che mi è stato risposto dopo la lettera dell'avvocato, mi sono risposto, beh, ma quello mica è un contenuto creativo. Scusa? cioè, capito? Quindi per la TV noi ancora non siamo, cioè noi siamo magari dei fornitori di clip. Io i miei colleghi li vedo, i miei colleghi seri, li vedo come, insomma, bravi, cioè i bravi creatori di contenuti sono bravi creatori di contenuti, è gente che c'ha qualcosa da dire, è gente che lo sa dire bene. Poi cioè, è chiaro che ci sta gente che sta là, si mette le sue fotine col suo prodottino così, e io dico, vabbè, ma tanto fra 3 anni, ma anche fra 1, probabilmente non sapranno più chi sei. Perché? Perché che stai a fare? Quindi le aziende, come detto prima, non sono ancora, cioè alcune aziende non sono ancora capaci di distinguere se un influencer compra, ad esempio, i propri follower, i propri like. Allora, sai, cioè, qual è il vero problema? Che le aziende si affidano all'agenzia. Quindi l'azienda si affida ad agenzia e gli dice, guarda, ti do 100.000 euro e mi servono 8.000 impression. L'agenzia chiama i vari influencer, content creator, che gli portano i numeri, ma non gliene frega niente poi all'agenzia, cioè loro dicono, ok, ti ho portato questi numeri, pagami, però non sanno se poi quei numeri sono veri, se quei numeri, cioè, porta i numeri se li ho modificati con Photoshop, capito? Cioè succede qualunque cosa sui social. E poi l'azienda dice, vabbè, stavolta mi è andata male, cambiamo agenzia. Però non dice, ok, mi hai fregato perché mi hai mandato tutti i numeri finti. Cioè, capita veramente, cioè, vabbè, come in tutti, insomma, in tutti i settori ci stanno zozzerie. Però ecco, è un mondo un po' strano, perché poi il valore di un contenuto è così, è aleatorio. Non è che c'è un menu, tu vali questo, tu vali questo. Mi dicono, vuoi 5? Siamo azienda piccola. E io dico, vabbè, dai, si può fare 5. Poi arriva l'azienda grossa e mi dice, vuoi 15 per lo stesso contenuto? E io dico, sì, facciamola qui. Cioè, capito? Non c'è un preziario. E quindi non si sa bene come muoversi. Devono capire bene i brand a che agenzia affidarsi. Affidandosi a un'agenzia seria, hai la certezza che contatti persone serie che ti portano contenuti reali e che poi ti convertono, perché poi la conversione è la cosa importante. Perché voglio dire, tu fai dire a un personaggio X, comprati questo, però poi quanti effettivamente del suo pubblico lo comprano? Cioè, sì, che poi considerate che si può comprare qualunque cosa, i click, le visualizzazioni, i like, cioè qualunque cosa. Quindi, boh, l'unica cosa è appunto vedere quanto converte effettivamente. Se io a Francesco Galati gli do questo SD e mi metto lo swipe up, quanta gente fa swipe up e poi compra l'SD? Quello è diretto, su quello non puoi fregare nessuno. Se dici quante impression, le impression posso mettere, cioè apro Photoshop e scrivo 1 miliardo di impression, tieni, cioè che mi può dire? Niente. E quindi chiunque fa un po' come gli pare, volendo. C'è uno strumento in realtà che adesso c'è su Instagram, che mi avevano tolto, non so perché, ecco, pure questa cosa è follia, nel senso che non c'è un'assistenza di Instagram, cioè tu non puoi parlare con nessuno, mi hanno tolto una funzione fondamentale. A chi mi rivolgo? Instagram, sto lavorando per te, sto creando contenuti per te, perché più contenuti creo e più pubblicità metti tu tra un contenuto e l'altro, quindi ti sto facendo un favore, cioè sto lavorando per te gratis,
però cavolo, mettimi un numero verde che se a me mi si blocca tutto, io ti chiamo e ti dico, oh, che succede? E invece no, devi sperare che qualcuno conosca qualcuno che sia amico di qualcun altro che lavora vicino all'ufficio di Instagram, capito? È tutto così, quindi non so in questo modo quanto possano durare i social, perché poi noi ci rompiamo le scatole, cioè io mi rompo le scatole. Il fatto che Instagram mi abbia tolto questa cosa di cui parlavo, che è la possibilità di inserire contenuto sponsorizzato da, quindi arriva la borraccia e mi scrive contenuto sponsorizzato da borraccia, in questo modo l'azienda borraccia può andare a vedere direttamente i miei dati, quindi non devo io mandargli lo screenshot che posso taroccare. E me l'aveva tolta sta cosa, perché? Perché secondo Instagram non avevo rispettato alcune norme. Allora io ho fatto, scusa, chiedi la revisione, perché non è vero. E due giorni dopo mi hanno detto, no, tranquillo. Però, capito, mi hanno tolto così a caso, all'improvviso, una funzione che per me era fondamentale, perché poi alcuni brand dicono, ah vabbè, questo non mi mette la possibilità di guardare i dati, c'è qualcosa di losco, non ci voglio lavorare con questo. E adesso fortunatamente è tornato tutto, quindi posso rimettere contenuto sponsorizzato. Anche se non sono uno che fa molti contenuti sponsorizzati, ma proprio per un fatto di etica. Cioè c'è un sacco di gente che mi dice, vuoi sponsorizzare questo e quest'altro? Se non è un prodotto in cui credo, non lo faccio. Cioè mi hanno chiesto, che poi mi dispiace pure dire di no ai soldi, perché è terribile, però poi rischiamo, noi che facciamo questo lavoro, di diventare dei cartelloni pubblicitari senza anima, completamente. Cioè oggi faccio carta X, perché con la carta X hai 5 euro di sconto, bla bla bla, domani ti faccio la carta Y perché mi è scaduta l'esclusiva con la carta Y. Cioè, che credibilità ho se sponsorizzo 100 cose della stessa, cosa merceologica, non mi viene. Vabbè. Io lo stesso però, tipo, sì, lo stesso tipo, lo stesso. Vabbè. E questa è la cosa che tra di loro. Sì, esatto, esattamente. La cosa che mi capita più spesso è che faccio il video su un, non lo so, adesso io gioco con le cose, faccio il video su questo, no, questo è difficile, faccio il video sulla borraccia, borraccia mi paga, faccio contenuti sponsorizzati per la borraccia, tra l'altro è vero, cioè nel senso, avevo fatto questa sponsorizzazione, questa borraccia, e domani arrivano altre 16 borracce che mi scrivono, vuoi fare la sponsorizzata per borraccia? Io potrei dire tranquillamente sì, perché le borracce mi piacciono. Il problema è, che credibilità ho se io oggi faccio borraccia, domani faccio borraccia 2, dopodomani borraccia 3? E questo è quello che quelli che non si sono conquistati un proprio pubblico, o quelli che non ce l'hanno, nel senso che poi ce l'hanno farlocco, dicono sì. Allora arriva borraccia, borraccia 1, borraccia 2, borraccia 3, e tutti i giorni questi sponsorizzano lo stesso prodotto declinato in 100 marchi diversi e gli danno 30 lire. Però io che chiedo un miliardo, mi dicono no, scusa, quello là me lo fa 30 lire, e quindi poi il mercato si droga di questa roba fasulla, e i prezzi sono così, sempre a caso, e c'è chi vale X, chi vale Y, però non c'è un... È una cosa che va anche a sfavore degli utenti, del pubblico che segue un influencer X, perché uno dice, magari mi fido dell'influencer per comprare certo. Un borraccia 1, però se me ne pubblicizza a 26... Certo. Ma non ci sono patti di non concorrenza su queste cose, nel senso l'azienda dice ok, tu mi sponsorizzi la borraccia, però tu non puoi farlo per altre aziende per, non so, un anno. Esatto, esistono un anno dopo, io un anno e un giorno arriva la borraccia 2 che ti dice, okay. Sì, ma è così. Cioè noi spesso abbiamo delle esclusive, arriva il brand che ti dice guarda, voglio l'esclusiva per una settimana, perché spesso è così, ti dicono solamente per un mese, due mesi. Io ho fatto un'esclusiva per 6 mesi con un prodotto, poi scaduti quei 6 mesi posso fare come mi pare. Però io che ho un'etica e che tengo più che altro al mio pubblico, perché poi se io da spettatore vedere gente che ogni giorno sponsorizza una roba diversa mi dà fastidio, ma non perché è sponsorizzata, perché se uno la sponsorizza bene io sono contentissimo, cioè io voglio vedere, io sono amante della pubblicità e mi piace vedere come le persone sponsorizzano. Il problema è che non le sanno sponsorizzare, perché poi se l'azienda ti dice mi fai io voglio la foto dove si vede il marchio e tu mi devi indicare il marchio, io faccio così marchio e dico che buona quest'acqua che ho messo nella, cioè che credibilità hai? Contestualizzami sta borraccia, fammi vedere che la usi, e poi spesso ogni tanto sta roba mi trovo a farla pure io, però a un certo punto dico ragazzi così no, perché mi fa schifo, non è il mio modo di comunicare,
non la voglio far vedere e il pubblico so che non apprezza. Poi c'è pure questa cosa, questa mediazione tra il cliente, l'agenzia e noi, perché se loro dicono una cosa io non la voglio fare, non la faccio. Però spesso la vogliono, capito? E quindi diventa un casino. Ma lati positivi di lavorare sui social? Perché detto così sembra proprio... Guarda, i positivi è che se entri nel giro giusto guadagni un sacco di soldi. Okay. Questo è il lato positivo. Conosci un sacco di persone, i guadagni sono alti, però ecco, c'è tutta questa roba psicologica, questa guerra giornaliera che ti distrugge. E per quello arrivano tutti all'esaurimento nervoso. Cioè, io ne vedo tanti, cioè, ho tanti amici che fanno questo lavoro e dopo un po' sbroccano. Ma è inevitabile, perché c'hai una pressione continua. Cioè, io oggi appunto ho messo le storie, però ne ho messe solo tre. E io sto con l'ansia che ho detto, dico, ho messo solo tre storie, mi devo inventare qualcosa. Cioè, sono uscito prima cercando spunti, cose, però che faccio? Cioè, se sto tutto il giorno dentro casa, che faccio? E qui poi questo periodo è devastante, quest'ultimo anno è stato devastante. Io fortunatamente, diciamo che sono abbastanza creativo, quindi qualche cagata me la invento, magari, cioè, sono pure più viste delle cose più impegnate. Però ecco, è difficile poi avere degli spunti se stai tutto il giorno dentro casa. E io sto tutto il giorno dentro casa, ma è una roba che ho sempre fatto, cioè sono stato sempre dentro casa, sono veramente, cioè, non un nerd di quelli finti, cioè, oddio, guarda quanto sono nerd, ho la maglietta degli anime, cioè no, cioè, io sono veramente tutto il giorno dentro casa, capito? E il mio unico modo per uscire era viaggiare. Quindi quando mi hanno tolto i viaggi mi hanno ucciso praticamente. La cosa paradossale è che io ho vissuto a Roma per 5 anni, io vivevo un pochino fuori Roma, zona Castelli Romani, insomma zona più campagna, e mi sono trasferito a Roma e un sacco di gente sa che sono romano e mi chiede dove vado a mangiare a Roma, che faccio a Roma, io non lo so, io sono uscito a Roma 4 volte, ma scusa, non esci la sera, non vai a Trastevere? Sì, a Trastevere sono 2 volte in 32 anni, ma cioè proprio ho un rifiuto per lo stare appiccicato alla gente, non sono un discotecaro, non me ne frega niente, mi piace stare in montagna, ecco, per esempio io amo stare in montagna, però ecco appunto questo ultimo periodo, quest'ultimo anno e mezzo, diciamo che non l'ho sentito troppo, perché comunque io sono sempre stato dentro casa, per 15 giorni magari tornando dal viaggio stavo dentro casa a montare video, però poi ripartivo. Qua ci sono stati diversi 15 giorni tutti attaccati per un anno e mezzo, quindi un po' mi ha scosso, ecco. Però ecco, non come magari chi stava tutto il giorno in giro e a casa non ci stava mai. Là immagino che abbia sofferto molto più di me. Ma qual è il tuo approccio con la creatività, in generale, ad esempio, non per forza considerando l'ultimo periodo, ma lavorando tu costantemente con la tua mente, con la tua fantasia, essendo un creativo, mm-hmm. se ti capita un blocco creativo, cosa hai delle tecniche, magari cosa fai per ritrovare l'ispirazione che quindi poi è legata a stretto contatto col tuo lavoro, i social? Ragazzi, non drogate. Guardo i Simpson. No, vabbè, fondamentalmente guardi cose, ti lasci ispirare. Che poi io ho un grosso problema, che è quello che so che alcune idee che ho funzionano, e proprio perché funzionano non le faccio. Cioè io so che, ok, questo video che ho in mente, questo mi fa 200.000 views, io lo so, perché è una cosa che funziona. Però non la faccio, perché è talmente banale che dico, ma può essere che io non devo sfidare me stesso per fare qualcosa? E quindi tante idee io ce l'ho ma non le realizzo, perché dico, vabbè, tanto lo so che funziona, ok, bravo, questa ce l'hai avuta, ok, fanno un'altra. E ce n'ho, boh, c'ho il blocco note con centinaia di cose dal 2015, credo. Video da fare, appunti che mi prendo perché vedo una cosa, mi viene l'ispirazione, me la scrivo e poi magari ci torno sopra e me la declino e me la faccio diventare magari un video, oppure, cioè, io so 3 anni che scrivo un libro, per esempio.
però è un libro talmente assurdo che mi serve l'ispirazione, quindi quando sono triste a casa così moscio non mi viene l'ispirazione, però poi magari leggo una cosa o vedo una cosa, dico cavolo, e scrivo 10 pagine. Invece, quindi ecco, dimmi. Sì, ma io invece ho una curiosità per quanto riguarda il rapporto che voi influencer avete con la piattaforma, nel senso che, sì, ad esempio, come hai detto prima te, cioè Instagram molto spesso non funziona bene, probabilmente non funzionano bene tutte le piattaforme, compresa YouTube. Mi viene da pensare anche magari Twitch, che da quanto so addirittura ha un'assistenza davvero pessima, nel senso che è centralizzata in America. Cioè, voi influencer non notate che il potere ce l'abbiano in mano così tanto queste piattaforme che veramente... Cioè, a volte magari dovreste mettervi più insieme e cercare di far sentire un po' di più la vostra voce. O... Può essere allora regolata questa cosa o sarà sempre in mano a... Perché alla fine sono delle potenze queste, quindi fanno quello certo, che vogliono. Certo, certo, certamente. Ma infatti loro esistono non perché per farci vedere a noi. Cioè, loro esistono perché devono vendere la pubblicità. È questo che le persone non capiscono. Cioè, YouTube esiste non per mettere i video nostri. YouTube esiste perché con i video nostri vende pubblicità, stop. Instagram esiste perché con le storie vende pubblicità, cioè perché adesso stanno spingendo i reel, perché tra un reel e l'altro ci puoi mettere la pubblicità che scorre, tra una foto e l'altra magari la pubblicità c'ha meno appeal, e quindi è tutto così. Mettersi insieme, cioè fare squadra tra di noi è molto difficile, perché è un mondo dove c'è un primadonnismo esagerato. E quindi trovare persone alleate è proprio difficile. Cioè io ho pochi amici veri in questo mondo, perché sono tutte prime donne e vogliono essere le uniche a fare tutto. E quindi è difficile anche dire ragazzi ci mettiamo insieme e troviamo un'idea comune. Ma io l'ho sempre voluto fare, cioè io ho sempre detto ragazzi facciamo, non dico un sindacato, però cavolo mettiamoci insieme, andiamo da YouTube e diciamogli scusa ma perché... stai facendo questo? No, perché sai, adesso noi abbiamo un accordo con Google e non possiamo, cioè, capito? È difficile trovare intenti comuni, perché ognuno ha le sue cose da proteggere e quindi secondo me non se ne farà niente. Ho visto l'altro giorno una ragazza mai sentita che si è proposta come, cioè per fondare una roba tipo sindacato, però veramente mai sentito, cioè chi è questa? E quindi magari era amica di quello che ha scritto l'articolo, non lo so, però cioè, di persone grandi ce ne stanno, però non so quanto siano disposte poi a mettersi in gioco per dire no, cioè, YouTube ci ha rotto le scatole, vogliamo fare questo. È difficile, ma come in tutti i lavori, cioè se le cose ti vanno bene... Ma anche a me disturbo, cioè anche per me è difficile dire certe cose. E quindi, insomma, bisogna un attimo stare attenti. Ho capito. Sì, no, io infatti forse l'ho già detto, però apprezzavo molto il discorso che, non so se effettivamente tu l'abbia mai fatto, ma comunque sicuramente traspare, della necessità poi di avere sempre un modo di reinventarsi per stare a galla. Quindi diciamo, quali sono magari post-Covid, non lo so, delle idee che tu hai per reinventarti ancora, se per esempio appunto Instagram domani esplode Instagram, che esatto, succede? E niente, blocca tutte le views da YouTube. E io adesso sto cercando di tornare un po' alle origini, nel senso che mi sto proponendo come regista per spot e per cosine che trovo in giro. E, tra l'altro a breve usciranno cose a cui ho partecipato, molto interessanti. E niente, fondamentalmente è questo, cioè voglio farmi conoscere per quello che so fare veramente, che è girare video e avere un gusto estetico di un certo tipo e basta. Questo, cioè fotografo e video e autore, nel senso che poi scrivo tutto quello che faccio ed è per quello che faccio quei video un po' strani, tipo con le forchette, perché
se mi dicono ma tu parte autorale come sei messo, io guarda faccio queste schifezze qua, ti piacciono? Quindi come dicevo prima, YouTube è una vetrina con tutte le cose che so fare, e se domani dovesse esplodere Instagram o YouTube, io ho un cuscinetto di, diciamo, di cose da utilizzare come salvataggio. E un'altra delle mie idee che sto cercando di portare avanti è quella di aprire un'agenzia, appunto per evitare agenzie che non sanno quello che stanno facendo, che buttano soldi inutilmente. Quindi vorrei essere un'agenzia con la consapevolezza di chi ci lavora da 6 anni dietro e che sa in un secondo se sto dando i soldi a uno che non vale, a qualcuno vale la pena dare i soldi. Quindi diciamo che con altri 2 ragazzi sto cercando di mettere su questa cosa, vediamo, perché pure questo è complicato, perché appunto trovare persone che ti stanno dietro su queste cose con le tue stesse idee è complicato, però sembra che possa funzionare. Tra l'altro anche Marcello Ascani pare che di recente si sia messo a fare un'agenzia. Sì, lui ha fatto un'agenzia, però lui proprio talent, nel senso che lui gestisce talent, quindi gestisce youtuber e vuole fare quello, appoggiandosi sia un'altra agenzia grande. Io invece voglio propormi proprio come agenzia creativa, cioè tu entri cliente, non sai cosa fare, ti dico io scegli questo e questo, ti do l'idea creativa insieme agli altri che si occupano, gli altri 2 che si occupano di marketing, ti buttiamo giù un piano marketing, ti dico cosa funziona su Instagram e cosa no. Se tu mi dici voglio fare i volantini, ti dico guarda, i volantini non li fare perché non siamo nel 1994, e insomma tutte queste cose che magari le agenzie sbagliano, perché i brand, insomma i clienti sbagliano perché dice ok, voglio diventare virale su internet, fammi diventare virale, trovano qualcuno e dice sì, ci penso io a farti diventare virale, dammi 2 prodotti e li mandiamo a 100 influencer, però non vuol dire niente diventare virale. Invece cos'è che ne pensi dei podcast? Secondo te hanno un futuro? Perché io vedo che in America spingono tantissimo e sì, un sacco di youtuber fanno sempre più podcast, però in Italia vedo che, vabbè, a parte Muschio Selvaggio, che, uh-huh, che alla fine è una copia del podcast di Logan Paul, uh-huh, cioè anche il tavolo proprio, cioè, si ispira proprio a quello, vedo che alla fine pochi youtuber sfruttano la loro visibilità per provare a sfondare in questo Beh, ma guarda che non è facile, cioè pochi youtuber, perché secondo me pochi youtuber sono in grado di tenere bam 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 un podcast, cioè non è facile parlare in radio, tra l'altro la radio è un'altra delle cose, degli esperimenti che sto portando avanti, e quindi vediamo che esce fuori, stiamo partendo con un progetto, però ecco, stare in radio vuol dire averci una certa dialettica, averci una certa spigliatezza, averci certi argomenti, non è facile, cioè non è da tutti riuscire a stare dietro a sta roba. Io non seguo podcast, onestamente, non so quando sentirli podcast, perché cioè, già faccio difficoltà a ritagliare tempo tipo per vedermi un film o per giocare ai videogiochi o per leggere un libro, che faccio, oppure continuo a scrollare su TikTok, cioè... Adesso la scelta è talmente ampia che non sai proprio che fare, cioè la sera dici vabbè mi vedo un film, però vabbè aspetta fammi vedere su TikTok, tum, 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 tum. Sono 2 di notte, dice oddio che ho fatto, e quindi il tempo per un podcast non so quando lo troverei, quindi non ne seguo molti, però mi rendo conto che è un mondo che funziona, cioè che funziona, che c'è, non so quanto tira in Italia, quanto tirerà, in America funziona. Non so, forse sono più interessanti quegli americani, non ti so dire, però vedo un sacco di gente che guarda quegli americani, di italiani che guardano quegli americani, ma fondamentalmente l'Italia storicamente copia gli americani, cioè dalle canzoni degli anni 60 facciamo quello che fanno gli americani, prendiamo il format americano e lo rifacciamo. E onestamente non sono neanche informato su che podcast ci sia in Italia, quindi cioè Muschio Selvaggio perché conosco loro, però non sapevo neanche fosse ispirato a quello di Logan Paul. Loro mi piacciono in realtà, fatico a seguirlo tutto perché cioè, un'ora non riesco a ritagliarmela,
però boh, vedo tanta gente che segue podcast. Non so, cioè non hanno fatto il boom, nel senso che ancora non vedo che la gente sia impazzita per i podcast. Spotify li spinge molto, nel senso che ogni volta che metto la radio in macchina mi dice senti il podcast, io non voglio sentire il podcast, voglio sentire la musica. A me piace la musica, quindi cioè, è difficile che io riesca a trovare persone che parlano e che dicono qualcosa che mi interessi, questa è la verità. Cioè mi interessa una cosa che fanno ridere, perché mi stimolano a trovare altre cose che fanno ridere, e quindi diciamo le cose che fanno ridere sono il mio più grande allenamento per il cervello, perché poi mi fanno collegare cose. Infatti, cioè, ricollegandoci un attimo all'America, io noto che in America, ad esempio, vabbè, Los Angeles è un po' come, cioè, la città dove vanno tutti gli influencer, tutti i creators, e una cosa che ho notato che succede in America, ma che non succede in Europa, e secondo me potrebbe essere interessante per degli influencer, è il fatto che si creano proprio delle vere e proprie case dove vanno a vivere tutti insieme per creare contenuti. Cioè, questo ovviamente va a sfavore chiaramente della vita, perché comunque tu conduci tutta la tua vita all'interno di una casa con gente che comunque è spinta a produrre contenuti, magari non vivi, come hai detto te prima, una vera vita. Però fai 10 milioni l'anno, va bene uguale, insomma. E non mi chiedo perché in Italia una cosa così non è possibile. Cioè non c'è... Perché YouTube non interessa l'Italia. Il traffico sta in America. Quindi YouTube investe in quella roba. L'Italia, l'Europa, c'è veramente poca gente. Soprattutto l'Italia, chi parla in italiano lo seguono solo gli italiani. La roba che sta in America la segue tutto il mondo. E quindi è chiaro che là siano concentrati più soldi, quindi più investimenti, e quindi ci sia anche più voglia di investire da parte dei creator stessi. Cioè se io stessi in America e sapessi che il CPM, quindi il costo per 1000 impression su un mio video, invece di essere 2 è 15, cavolo, guadagno diverse volte di più. È già un fattore importante è pure questo: io faccio un video, guadagno 30 euro, cioè, ma io quanto posso spendere per fare un video se guadagno 30, 50, 100 euro se mi va bene, 200? Però più di quello non puoi guadagnare, cioè non lo so, almeno con le mie views. Poi è chiaro che magari c'è chi guadagna 1000 euro, ma comunque sono comunque pochi, cioè sono veramente pochi 1000 euro per un video. In America le cifre sono completamente diverse, completamente. Poi comunque alla fine anche in Italia su scala sicuramente ridotta, però quello che diceva Riccardo delle House of Creators, magari ci sono per influencer, non so come chiamarli, TikToker molto più giovani che stanno anche lì copiando appunto quello che succede in America. E ci sono, e quindi volevo sapere secondo te qual è diciamo un po' il social su cui puntare adesso, del futuro, non so come dire. Poi ovvio che uno che è già sui social e che deve trasferirsi da un social all'altro non è uguale, ma quale pensi che sia quello che funziona meglio o che funzionerà meglio? Allora, a lungo termine è difficile prevederlo, perché ad esempio TikTok, appena entri su TikTok e metti una qualunque cosa, fai 200.000 views, dici oddio, sono un genio. Ma questa è tutta una strategia, nel senso che tu entri su TikTok, metti un TikTok, ti fanno 200.000 views e dici sono un genio e faccio altri TikTok. Quindi crei altri contenuti per la piattaforma. Però dopo un po' cali, inevitabilmente. Cioè io all'inizio facevo veramente 200.000 views, 250, adesso ne faccio 3.000. E c'è qualcosa che non va e che non dipende da me. E questa è la cosa che mi fa più innervosire, il fatto che il mio contenuto vada bene indipendentemente dalla mia capacità di creare contenuti. Quindi vuol dire che non stai premiando il mio contenuto. Cosa stai premiando esattamente? Quindi direi TikTok, se sei uno che mette roba in continuazione, ma poi cioè ti devi aspettare comunque un crollo, non so se un crollo, comunque una flessione. Dipende appunto qual è la tua missione. Cioè ti direi YouTube se vuoi fare un tipo di contenuto, ti direi TikTok se vuoi fare un altro tipo di contenuto. Cioè ogni piattaforma ha un suo linguaggio. Ad oggi non saprei su cosa investire. Io TikTok lo guardo e basta, cioè guardo i cagnolini, guardo sta roba qua, e TikTok lo sa e mi propone solo cagnolini bellissimi.
il modo giusto di usarlo. Esatto. E ogni tanto mi ci butta qualche 14enne in costume che io non capisco perché continuano a spingere sta roba. Cioè, su Instagram io guardo solo macchine, io scorro, vedo le macchine, e poi c'è il reel della tizia che sculetta in costume. Ma cioè, perché continuano a spingere quel tipo di contenuto? Ovviamente perché ci clicca la gente, e più gente ci clicca, più pubblicità porta. Cioè, capito? Però posso stare appresso a sta roba, cioè non, è terribile, cioè non mi posso inventare qualcosa per far cliccare le persone. Cioè, tu dici va troppo il trash. Beh, è chiaro, cioè se io vedo una roba disgustosa ci clicco, ma non è che devo fare per forza roba disgustosa per rimanere a galla, perché poi cambi, cioè io ho visto tanta gente che è cambiata, cioè poi ti trasformi completamente e diventi vittima dei tuoi contenuti. E non va bene, poi che cambi completamente, cioè ti cambia la vita e diventi una persona sgradevole, perché poi se speri ogni volta di fare il botto creando contenuti che facciano dire alla gente oh madonna che è successo, sei uno che veramente va in giro e comincia a saltare sugli alberi sperando di spezzarsi una gamba per fare il video mi sono spezzato una gamba. E quindi cioè, non so cosa porterà questa cosa, sicuramente un sacco di depressione, perché poi ma già si è visto con la prima ondata di youtuber ragazzini che a 16 anni guadagnavano 300.000 euro l'anno e per 2 anni e poi improvvisamente sono scomparsi. Perché? Perché è passata l'ondata e hanno speso i soldi a comprarsi il macchinone e poi hanno finito. Però preferisco lavorare a lungo termine, piano piano, crescendo piano piano, oppure come sto facendo su Instagram, scendendo piano piano, perché poi adesso tutti più o meno stanno perdendo follower, non so perché onestamente, probabilmente per togliere, Instagram sta togliendo utenti inattivi, oppure in mezzo c'erano un sacco di utenti finti e quindi li sta togliendo piano piano, oppure gli utenti piano piano si stanno stancando di Instagram o di me, non lo so, o di tutti, non so cosa sta succedendo, però è una roba preoccupante e poi ti fa passare la voglia, cioè dici io sto ok, ho fatto sta foto che secondo me è una foto molto bella, ho creato questo reel che per me è un reel molto bello e continuo a perdere follower, mi fai passare la voglia di mettere contenuto, ma fammi venire la voglia, cioè stimolami a mettere contenuti, ma non dicendo forse è meglio che fai reel se vuoi crescere, cioè dammi un motivo in più perché ti faccio il reel, ma che reel ti faccio, cioè fammi capire cosa ti piace, perché, cioè cosa piace, cos'è che viene spinto di più, come quando tu chiedi cosa devo fare per andare sulle tendenze di YouTube, cioè perché esistono le tendenze? La risposta loro è, tu prova a fare video. Cioè, che vuol dire? Cioè, perché questo video non andare in tendenza quando ha fatto più views di tutti gli altri miei video che ho fatto nella prima ora? Non lo so, prova a farne un altro. Che vuol dire? Cioè, che risposta è? Ma fondamentalmente perché neanche loro sanno come funziona l'algoritmo, credo, spero. No, è interessante quello che, cioè, da questa puntata è interessante quello che sta venendo fuori, perché noi abbiamo parlato con Piero Armenti, non so okay. Se lo conosce. Come no? Però personalmente non siamo stati a chiare. Sì, ok, è abbastanza conosciuto all'interno del mondo di Facebook. Mm-hmm. E lui ci diceva, cioè ce l'aveva messa invece proprio in termini molto disillusi, nel senso forse, cioè... Se tu hai una bella idea, hai voglia di fare, rispetti i canoni di Facebook, lui ci diceva c'è un'inquadratura specifica, inizi il video in un certo modo e comunque puoi fare ancora successo, ad esempio ancora su Facebook. Ma quella è una regola generale, nel senso che l'attenzione dei primi secondi, cioè devi cercare di tenere l'attenzione per i primi secondi e portare un argomento che ti interessa, però anche là Facebook piano piano ti fa scendere la reach. Perché? Perché vuole che paghi e sponsorizzi il post. E quindi ha senso dire questa cosa funziona più di un'altra. Cioè, tempo fa ci fu un esperimento che se ti mettevi la maglietta rossa, il tuo video veniva bannato, cioè veniva, c'aveva meno views. Ma, cioè, bisogna fare reverse engineering. Cioè, che vuol dire? Allora, se 100 video in cui c'ho la maglietta nera vanno male, vuol dire che la maglietta nera che li fa andare male. Cioè, non so se è questa roba che... È un algoritmo, cioè un algoritmo che cambia ogni 15 giorni e si adatta alle richieste delle persone. Se esce il nuovo bello figo,
tutti quanti vanno a vedere il nuovo bello figo, ma non perché fa belle cose, ma perché è un fenomeno. E quindi l'algoritmo si adatta a quello che fa bello figo e ti fa vedere, e fa vedere a tutti, tutti i correlati di bello figo, la copia del bello figo che sarà un altro che è simile a bello figo, il cugino del bello figo, Don Cappuccino e tutta la sua banda. Però magari non è una roba che piace, però tu che fai da grande? Vuoi diventare il nuovo bello figo per dare, cioè per far sì che l'algoritmo ti scelga, oppure vuoi portare i tuoi contenuti? Io voglio portare i miei contenuti con le mie idee, però ecco, non riesci poi a stare appresso alle tendenze, non riesci a stare appresso a... tanta gente mi dice non mi arriva la notifica. In realtà è che se il video all'inizio non viene visto da tot persone, YouTube non manda le notifiche, cioè dice oh, questo video non interessa alle persone e quindi lo lasciamo morire. Però magari non hanno visto nei primi minuti, non hanno visto nelle prime ore, non hanno visto il video perché non ho fatto la copertina abbastanza accattivante. Ma io posso vivere di copertine abbastanza accattivanti, cioè se no divento come i giornalisti, quelli che fanno oggi, tipo il medio.it, tragedia, grandine, grossa come pallone da calcio, e poi scrivi, cioè clicchi, e ti dice, sarebbe stata una tragedia se fosse caduta la grande, capito? Però no, non puoi vivere sta roba, quindi bisogna secondo me, far calare un pochino tutto questo, cioè, se tutti quanti, piano piano, smettessimo di dire oh, l'unboxing più grande del mondo, clicca qua, guardate che mi è successo. È chiaro che tu cerchi sempre di fare una cosa più scandalosa di quella precedente. Se tutti quanti scendessimo un po' di livello, diventerebbe tutto più normale, la gente cliccherebbe sulle cose vere, perché poi clicchi l'unboxing più grande del mondo, la carbonara più buona del mondo, ho incontrato il qualcosa più grande del mondo, cioè diventa tutto così. E io da utente mi sento preso per i fondelli, perché lo so già che non è il più buono, il più grande, il più bello del mondo. Perché devo cliccare su quel video se già mi sta venendo per i fondelli nel titolo? Però tanti ci cliccano e funziona. E secondo te in tempi recenti avverrà questo passaggio a ok, basta cercare di essere il fenomeno di turno e proviamo a fare tutti i contenuti? Ma no, perché i soldi fanno gol a tutti, e quindi io voglio essere il fenomeno di turno, io voglio scrivere che ho fatto l'unboxing più costoso del mondo, 1 milione di euro, poi in realtà no. Però alla fine alla piattaforma interessa effettivamente che i suoi annunci pubblicitari così certo, abbiano un riscontro, dovrebbe invece che cercare in tutti i modi di evitarlo, dovrebbe aiutare a far sì che appunto i contenuti di qualità siano quelli. No, non gliene frega niente, perché YouTube preferisce che la gente clicchi su salgo sulla macchina più grande del mondo, perché ci clicca tantissima gente, e quindi quei contenuti vengono spinti di più, perché sanno che vengono molto più visti rispetto a lavo la macchina, cioè chi cazzo guarda lavo la macchina? Però sono delle eccezioni molto meno prevedibili, o no? Rispetto a... appunto... Se basterebbe che magari persone più informate che sono state più tempo sui social o anche solo a contatto con i social e ne capiscono di più, cominciassero a fare il lavoro a cui stai pensando tu, ovvero ma non conviene a nessuno consigliare dove ai marchi dove vendere, dove su cosa concentrarsi. Ma cioè, quindi, io la missione delle persone non è salvare il mondo e migliorare la società, la missione delle persone è guadagnare più soldi nel minor tempo possibile, quindi dubito che possa accadere questa cosa. Sarà sempre così, continueranno a buttare i soldi, ma poi magari certe cose funzionano pure, cioè funzionano anche per le aziende, però per quanto funzionano non lo so, ci sono fenomeni che iniziano e finiscono pochi anni dopo e io non voglio essere uno di quelli. E non lo sono, nel senso che io ormai sono 6 anni che sto a galla, non sono mai stato il più grande youtuber del mondo che dice se pensi a un youtuber pensa al signor Franz, però vado per strada e la gente mi riconosce, ma non perché chi se ne frega, non è quello il mio scopo della vita. Mi fa anche piacere che mi fermano per strada e mi dicono ciao, come se fossero i miei amici, cioè non è gente, giù ti prego, posso fare una foto?
Questa cosa mi fa molto piacere. Cioè, che non, quando passo davanti a una scuola e nessuno mi ferma, ho detto, cavolo, ce l'ho fatta. Perché vuol dire che non mi fermo i ragazzini, vuol dire che il mio pubblico non è quello che clicca su ho mangiato la cosa più grande del mondo. Perché non voglio quel pubblico, perché non è un pubblico che mi capisce, perché mi seguirebbe senza capirmi. Ma qualcuno c'è, e mi scrive su Instagram, mi saluti, quando vieni a Catania? Cioè, oh, non ce l'hai che a Catania! Però io non è che gli do molto retta, ecco. Perché so che non è un pubblico che... Cioè, che mi seguono solamente perché c'ho il verificato, capito? Che non sanno effettivamente cosa sto dicendo. Ci sono anche... C'era un ragazzo che adesso ha 19 anni, che mi seguiva da quando ce n'aveva 16, e lui è sempre stato una persona fantastica. Cioè, ci ho sempre parlato, che poi io, insomma, su Instagram, se mi scrivi io ti rispondo tranquillamente, se ho tempo, insomma, si chiacchiera. Ci ho sempre parlato come fosse una persona adulta, ma perché non era quello? Oddio, signor Franz, ti prego, parlami, mandami una foto, fammi, cioè, è il compleanno di mia cugina, non è che mi faresti, cioè, quella roba, no, perché? Parlami come se fossi una persona normale, cosa che sono, cioè, quest'idolatrare, trattare tutti, diciamo, i creator come fossero chissà che, a me dà fastidissimo, cioè mi imbarazza fondamentalmente. Invece al contrario, volevo, cioè, questa magari è l'ultima domanda, poi magari chiudiamo. E, per quanto riguarda invece il rapporto con i propri seguaci, i propri followers, ok, te l'hai messa dalla parte, cioè ora abbiamo guardato la parte più positiva, cioè ti riconoscono per strada, magari a volte sono un po' infantili, ti chiedono sempre la foto, eccetera, eccetera. No, questo era, cioè, non... Sì. Ho capito, esatto, in generale. Sì. Mentre per quanto riguarda invece il rapporto d'odio che c'è molto spesso, cioè bisogna proprio fregarsene o per poter fare contenuti, perché cioè, io comunque penso a queste persone che si mettono in una piattaforma, fanno un video e si espongono, e esporsi equivale ad avere complimenti ma anche ad avere tante critiche. Sì, questa magari è una di cosa persone che non capiscono bene... Allora, bisogna partire dal presupposto che esiste la gente scema, cioè è sempre esistita la gente scema, e il fatto che ora abbia voce vuol dire che tutti possono parlare, ma quanto vale? Cioè, se tutti possono parlare, quanto vale la voce? Io non ho molti commenti di odio, ma semplicemente perché non polarizzo, cioè se faccio il video in cui lavo la macchina, c'ho quello che mi dice, oh, che brutta macchina, oppure, aspetta, non te lo leggo perché mi aveva scritto una cosa. Sì, perché all'inizio del video avevo messo, questo video è un video gender fluid, che lo possono vedere tutti, una cagata del genere, e lui mi ha fatto, perché gli altri video no? Ho fatto, scusa, ma tu non riesci a capire che questa è una battuta? Com'è possibile? E quindi, vuoi dire, se poi ti confronti con gente così... Sono, ecco, più molto giovani o molto... Sono grandi, molto vecchi, diciamo. Molto vecchi, però magari... per gli standard dei internet, diciamo. Sì. Allora, dipende dagli argomenti. Quando parlo di macchine telecomandate, c'ho molti ragazzini anche sotto. Perché comunque le macchinine è un argomento da ragazzini. Anche se quello del modellismo è un mondo strano, perché unisce tipo i sessantenni e i tredicenni. Stanno tutti quanti con le macchinine. Questo qua mi ha scritto patetico l'inizio, cioè, scusa, perché? Non ha nessun senso logico dire che un video gender free così a caso, a parte tutto gender free, non so se vuol dire gender free, è una roba che si fa per moda, e questo intro nella conferma, cioè che ti rispondo, non hai capito, ma allora, spesso quando insistono troppo li cancello il commento, perché, cioè, faccio finta che non esiste, perché a volte mi infastidiscono molto. Cioè, se è una roba mirata, cattiva, mi infastidisce molto. E poi la cancello e dico, vabbè, se non lo vedo non esiste. Però mi rendo conto che poi c'è gente che magari non lo fa neanche con cattiveria, non lo pensa, è solamente così. Cioè, lo fanno perché gli hanno dato una tastiera e lo fanno. Perché posso. È tipo, ma sì, è tipo catcalling, che tu vai lì e dici, scusa, ma che stai a dire? Lui fa, boh, eri bella. Però ho capito, magari hai detto delle cose disgustose, cioè quella roba che proprio non ci arrivano, e vabbè, che devi fare? Cioè, sei scemo, e io lo accetto. Gente che magari poi ogni tanto potrebbe scrivere commenti del genere, il giorno dopo incontrarti per strada e fare, Franz, sì, ma ecco, appunto, spesso lo fanno per attirare l'attenzione, cioè,
mi è capitato, ma questi magari più piccoli, che mi scrivono una cattiveria e poi io rispondo, ah, ma non ci credo che mi ha risposto. Sì, rispondo a tutti, non sei speciale. Ah, ok. Perché poi effettivamente è così, rispondo a tutti. Magari è uno che neanche mi conosce, perché chi mi conosce lo sa che rispondo a tutti e che leggo comunque tutti i commenti. Però ecco, diciamo che poi coltivarsi un buon pubblico, infatti sono molto fiero del mio pubblico, perché c'è molta poca gente così. Sono tutti adulti dell'età nostra, insomma, voi siete più giovani di me, però la forbice è quella dai 24-36, di 18-36, 18-40, diciamo. Siamo tutti là dentro ed è gente con cui ci puoi fare un discorso, gente con cui ci puoi andare in vacanza, tra le tante cose con cui quando facciamo i viaggi di gruppo, cioè, mi trovo persone normali, ed è bellissimo. Perché magari vedo gente che fa viaggi di gruppo con dei casi umani, ma perché sei seguito dai casi umani? Dipende qual è il tuo linguaggio. Se tu c'hai un linguaggio di un certo tipo, se tu sei una certa persona, attiri persone come te, inevitabilmente. E quindi mi capita, siamo in contatto con tutti i ragazzi che sono venuti con me in viaggio, ci sentiamo, ci usciamo, ci vediamo, rimaniamo amici. Ma anche adulti, perché poi sono venuti spesso anche adulti. Però ecco, crearsi la community vuol dire anche questo, cioè sapersi creare una community, e il valore del mio post non è solamente perché raggiungo 100.000 persone, x.000 persone, è perché chi sono quelle x.000 persone? Sono x.000 ragazzini che vedono il post e ti dicono quando vieni a Catania, oppure, non ce l'ho a Catania, ho detto Catania, ma fondo di busto arzizio. Stare con Catania. Oppure sono persone che effettivamente valgono qualcosa, cioè hanno una mente lucida, e quello vale tanto secondo me. Quindi quando mi dicono perché fai pagare i tuoi post così, dico perché ho tutte persone normali che mi seguono. Okay. E poi tra le persone c'è anche da considerare il potere d'acquisto. È chiaro che un pubblico più piccolo ha meno potere d'acquisto, quindi tua agenzia, se proponi un influencer, un creator che ha un pubblico piccolo, tu non puoi fargli pubblicizzare una cosa magari che possono utilizzare solamente i maggiori di 18 anni. Ed è, cioè, lo dico perché è successo. E stai sbagliando. Cioè, come fai tu a dire promuovi questa cosa al tuo pubblico di 13 anni se quella cosa i 13 anni non la possono fare? A voi esattamente cosa studiate? Io giurisprudenza. Ah, io okay. Economia per arte, cultura e comunicazione. Io economia, management, informatica, computer science, analisi dati, scienze artificiali. Bello, bello, un mondo che mi affascina. Ecco, questo è un altro problema dei mondi che mi affascinano. Io ho studiato anche matematica all'università, cioè ho fatto la facoltà di matematica. Perché mi affascina? Però poi non ho la costanza di stare appresso a matematica, perché appunto ho la mente fin troppo creativa, nel senso che guardo una roba scritta e penso alle farfalle, quindi non ci riesco, però mi piace molto. No, va bene, ti ringraziamo. Grazie a voi, ragazzi. Direi di chiudere qua la puntata, e per chi ci sta guardando, come sapete ne abbiamo fatte anche altre, le potete trovare nella pagina di Bocconi TV, e niente, usciremo anche mercoledì prossimo con una nuova puntata molto probabilmente. E ti ringrazio ancora, Francesco, ringrazio a anche voi, Daniele, è stato molto interessante. Alla prossima puntata, allora.